Presidente, questo è un brutto pomeriggio. Brutto pomeriggio, però abbiamo perso una partita contro una delle squadre più belle di questo campionato. Quindi quando si perde contro una squadra che merita di vincere bisogna fare complimenti all'avversario. Lo dicono anche i numeri, no? 4 gol fatti a Lecce, vittoria netta in trasferta a Brescia, 4 gol al Pescara. Ma a prescindere dai numeri, Cittadella oggi ha dimostrato di essere una squadra organizzata, di giocare bene a calcio. Anche quando vince non si tira mai indietro, continuano ad attaccare, quindi onore a loro. Cosa è mancato al Pescara oggi? Ma secondo me cosa è mancato? È mancato il fatto che probabilmente noi quando azzecchiamo 2 o 3 partite poi ci sentiamo un po' troppo belli e in questo campionato bisogna sempre dare tutto, soprattutto quando si incontrano squadre organizzate come questa. Quindi stai dicendo che con il Cosenza bisogna tornare a essere super cattivi? No, bisogna essere sempre umili e giocare al massimo ogni partita, perché al di là che questa è una squadra, ripeto, organizzata, è una buona squadra, però anche in questo campionato, anche l'ultima della classe ti può mettere in difficoltà e quindi bisogna essere sempre sul pezzo e giocare con il coltello tra i denti sempre. Oggi l'abbiamo fatto un po' meno e questo è il risultato. Presidente, diciamo che brutta giornata anche perché il Lecce ha vinto, il Brescia ha ribaltato la partita a Cosenza, insomma questi sono 3 punti persi qui, pesanti. No, ma cioè, a questo punto del campionato devi guardare a te stesso, non devi guardare le altre. E le altre fanno le loro partite, vincono, perdono, ci può stare di tutto. Il Lecce perdeva, il Brescia perdeva 2-0 alla fine del primo tempo, ha vinto 3-2, quindi vuol dire che c'ha qualcosa in più delle altre, quindi noi dobbiamo guardare le nostre partite, non possiamo pensare agli altri. Gli altri fanno le loro e riescono a far punti o meno. A questo punto del campionato ognuno deve guardare la sua partita e cercare di fare punti. Sul gol del 2-1 qual è la sua opinione? Perché Pescara, la squadra in campo, ha protestato nei confronti di Pezzuto, quell'episodio ha un po' cambiato un equilibrio di una partita che il Pescara aveva ripreso bene in mano. Sì, però io dopo questa partita non mi vorrei attaccare al gol del 2-1, perché il gol del 2-1 se lo rivedete fallo tutta la vita, però non è quello il problema. Poi ne abbiamo presi altri 2, quindi evidentemente sono stati superiori. Peccato anche l'ammonizione di Mancuso? Sì, peccato l'ammonizione di Mancuso perché alla fine bisogna stare attenti a risparmiarsele queste cose sapendo che magari uno è diffidato e quindi deve saltare la partita, però ci sono 26 giocatori, quindi non è che possiamo sempre pensare ai singoli, dobbiamo pensare al gruppo, alla squadra, e ci sono 26 giocatori e ci sarà sicuramente il sostituto anche per Mancuso. Chiudiamo, Presidente. Venturà, premesso che Pillon ha tutta la sua fiducia, però una cosa per un lontano futuro, Venturato ha detto: a me il Pescara mi è sempre stata molto simpatica, contro il Pescara fa sempre delle grosse prestazioni, in futuro. Ma noi qua facciamo sempre delle brutte prestazioni, la realtà è questa, che col Cittadella evidentemente abbiamo poca fortuna, però oggi onestamente loro hanno meritato di vincere.